Buonasera e benvenuti alla Domenica Sportiva e le merendine di maggio non torneranno mai più. Voi avete mai battuto un calcio d'angolo? Ecco, se l'avete fatto, vi sarete accorti che la bandierina del calcio d'angolo sul campo è l'unico punto dal quale la porta non si vede. È lì, lontana e raggiungibile, di profilo. E per questo però ancora più seducente. Ecco, i calciatori normali, che per comodità chiameremo i geometri, da lì la buttano nel mezzo. Poi ci sono i Pitagora del gol, gli Euclide del passaggio, i Cartesio del tiro ad effetto, che loro le leggi della geometria le scrivono. E quando la realtà si arrende alla loro immaginazione, loro segnano. Un uomo, di più, un uomo coi baffi, con una maglietta giallorossa, il numero 11 e il 37 di piede, di gol su calcio d'angolo ne ha segnati 10. Quest'uomo è Massimo Palanca. Possiamo vedere le immagini. In questo ecco il primo gol di Palanca ed è un gol sul calcio d'angolo. È uno specialista Palanca. Palanca qui è una leggenda. Una leggenda per il modo che ha avuto lui nel confrontarsi con tutti e con le persone. Orei, il re di Catanzaro. Orei Pelé, io onestamente non mi sento neanche una minima parte. Posso essere l'Orei del Catanzaro, questo sì. Però fermiamoci lì e non andiamo oltre, perché altrimenti il paragone. Strength I need to let you go. Just